Poracci, bentornati o benvenuti sul nostro canale, l'unico di YouTube Io Italia. Io non ho nessuna responsabilità. Scusa l'intro. L'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi. In disguise. In disguise. E in these girls. In questo video ricchissimo torniamo a fare unboxing di coppia, il format più apprezzato in assoluto del canale. Vogliamo dire che è un po'... Pensa ai livelli proprio che vogliamo dire che è un po' un regalo pasquale per la nostra utenza, perché in realtà abbiamo un ospite richiesto a gran voce da mesi. Tra l'altro circolavano dei rumor sulla tua assenza anche abbastanza pesanti, quindi siamo qui non solo per scartare giochi, ma anche per far tacere le male voci. Ebbene sì. Cosa dicevano queste male voci? Che in realtà Shigeru Kachoppo era finito in riabilitazione. E But noi siamo... Siamo qua per smentire queste voci. Certo, nessuno può assicurare che in realtà tu non sia stato sostituito sotto questa maschera. No, in realtà sì, in rehab, perché ho mangiato troppi coniglietti Lindt di Pasqua. Ok, abbiamo già fatto pubblicità occulta. Oggi tantissime cose da unboxare. Non vedevo l'ora. Ti ho pensato proprio mentre li facevo e dicevo questo sarà perfetto per mostrarglielo. Sarà felicissima di sapere che abbiamo aggiunto altra plastica inutile dentro casa. Banda alle ciance, cosa devono fare loro prima di guardare questo video? Drogarsi, ma di roba bella buona e... non lo so. Supportarmi. Supportarti, iscriversi al canale. No, ma cliccare... soprattutto dateci gli soldi, in particolare a Shigeru Kachoppo. Non ne ho bisogno in questo momento. Bene, io sì. Un grazie gigantesco ad Oggi Retro Games per sponsorizzare anche questo video. Noi abbiamo detto tutto. Cominciamo. Iniziamo. Iniziamo dalla roba current gen, ovvero roba non retro gaming, e abbiamo due acquistucoli piccoli piccoli. Tra l'altro dietro uno di questi c'è una piccola storia, devo fare uno shout out. Ti ho aspettato per aprirli. Ok, abbiamo Ori The Collection e Bomb Rush Cyberpunk. Iniziamo aprendo Ori The Collection, che è una raccolta di due Metroidvania da paura. Ti farà piacere sapere Ma proprio devo scartare? Sì, sì, fallo a favore di camera. Ti farà piacere sapere... ASMR. Ti farà piacere sapere che questi giochi sono disponibili gratuitamente all'interno del Game Pass, ma comunque... Ma tu hai deciso, io comunque me lo compro. Giocati e finiti sul Game Pass, comunque ho deciso di comprarli in edizione fisica, perché come puoi notare... Guarda che c'è scritto nel bollino, il bollino fuori. Michele, per cortesia, sì. Perché lo sto scartando? Perché guarda che c'è scritto, perché mi rigioco su Switch. Due grandi Great giochi games in uno. Due digital soundtracks e poi... Six gorgeous art cards. Dai, vediamo. Ma si vediamo. Può dire gorgeous, gorgeous. Di card? Sì. C'è il fiatone comunque. Chiederei il parere a un linguista. Vai, apri, unboxa. Wow. Quanto sono gorgeous queste art cards? Ma devo aprire pure questo. E guardiamole al volo. Ci rimangono 24 minuti, i primi 6 passati a cazzeggiare. Vabbè, però se, questo perché è infotainment. Se non ti sbrighi alla fine. Ho capito, Non le rovinare. Ho l'artrite reumatoide, per cortesia. Mostra. Che bello questo. Non so se si vede. No, così di sicuro. Ok. Bello. Come si chiama lui? Gufo magico. Lo sai che mi ricorda? Quel cartone della Disney, quello tutto musicato. La notte stellata, la notte infernale, non lo so, ditemelo voi. Che bello! Qui è quando Harry Potter fa Expecto Patronum! Esatto, esatto, è proprio quello. Qua è quando mi faccio la doccia. Molto bello. Fortunatamente succede raramente. Molto suggestive. Sì, no, sì, questa sì. È fatta male, secondo me. Così, è arrivata, è tutta... sgarbia. Sì, perché si vede sì, che ma è fake. Mostra, si mostra... vede che è fake. Va bene, più okay. Di te. Oh, c'è pure Michele. Bra, bra. Vabbè, ogni tanto comprerà questa cosa che vi dirà su cosa concentrarvi. Molto belle. Allora, dietro dire... ci sono scritte, dietro? No. No, ok. Rimbusta le mentre. Questa mi sembra una card di Dixit. Ok. Vero? Mi fa anche questa mi fa forse un po'... Molto, sì, molto piacere. Suggestive, devo dire, a parte queste ultime con i mostri. Ecco, tolti gli animali così sarebbe stato meglio. Un cartone. Cioè, di animazione... Dire?
elegante. Che il punto di forza di questi due ori è ori, proprio... Ori, 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 questa ragazza qui è un po' acidella, una cifra acidella. Bomb Rush Cyberpunk, gioco stilosissimo. Che è un gioco di parole con cyberpunk. Ed è il seguito... Che aveva numerosi bug. Bravissimo. Ah, questi bug. Lo so, eh. Mi ci ha fatto un po' così. Ti ricordi il video di... Cyberpunk 2077. Sì, ok, però adesso non è che ci vabbè, racconta tutto il gioco, tutte le informazioni, magari anche Keanu Reeves. E questo qua in realtà è il seguito spirituale di Jet Set Radio, che era un gioco per Dreamcast, fatto dai giapponesi. E questo qua è un po' proprio l'erede spirituale, che riprende lo stesso stile di gameplay e anche art style. Aprilo, intanto racconto una storia, anzi, leggi sul retro quello che c'è scritto. Leggilo a tutti, leggilo a tutti. Sì, però fallo vedere. Highly advanced funk style. Se non lo fai vedere. Un secondo, por secondo, per secondo. Di stile funk, muy avanzato, altamente avanzato. Perché quello che non abbiamo fatto vedere è che entrambe queste custodie sono dei triangoli viola, vedi? Perché sono PAL multi, inglese, spagnolo, italiano. C'è un ragazzo che mi ha segnalato questa cosa, che da GameStop li vendevano a prezzo molto più basso rispetto che Amazon. E quindi oggi sono andato da GameStop e l'ho preso. E ringrazio tantissimo questo ragazzo e gli dico però un'altra cosa. Non ho trovato Double Dragon, ma credo che anche quello sia in edizione PAL multiviola identica. Quindi fossi in lui lo prenderei là. E comunque ho ovviamente fatto quello che bisogna fare sempre con i commessi GameStop. Ho detto sempre di no a qualsiasi cosa mi hanno proposto. Tipo quelli di Foot Locker. Sì. Sì, io però non riesco a capirlo. Intanto intrattieni il pubblico. No, guarda, non c'è se più un mattone che... pesa un mattone più un, no, un chilo. Se un mattone pesa un chilo più un mezzo mattone. Quanto pesa un mattone? Vai. Dai, aprilo. Non capisco cosa ci sia. Wow. Oh, ci sono gli stickers. Wow, come piccoli brividi. Vogliamo un giudizio artistico anche su questi stickers. Okay. Bonito Oliva. Qui non capisco che c'è scritto. Neanche qua, neanche qua. Una donna che si sta facendo il bagno in una lattina di tonno radioattivo. Una donna che si sta facendo il bagno in una lattina di tonno radioattivo, sì. Questo sembra il cane, quello di One Piece. Chopper. Sì, è una renna. No, bello. Questi rimettili. Bellissimo, okay. Che bello. Posso dire, mi si è riempito il cuore. Ci rigiochiamo insieme. Che senso? Ci rigiochiamo insieme, ne vale la pena? No. Ok. Posso dire che ho altro da fare nel mio tempo libero. Ma li metto a posto io dopo. Dobbiamo vedere Iris Babilonia. Shout out alla buona Iris. Non mi rovinare, che questi un giorno varranno. Ecco. Ormai le abbiamo aperti, non varranno più niente. Perché come mi insegni tu, se è sealed, vale molto di più. Ora. Spero ci siano altre cose. Passiamo alla roba loose, più o meno. Lose yourself. Abbiamo innanzitutto, questo è bellissimo. Sai cos'è questo dischetto? Le analisi del sangue? No, questo qua è un gioco per PSP, di cui non me ne frega niente, è un gioco di tennis. Però la cosa particolare è che questa qua è una review version che veniva inviata ai giornalisti, targata ad aprile 2007, cioè non c'erano ancora la possibilità di inviare i codici e quindi dovevano inviare fisicamente il dischetto, che tra l'altro è pure una build preliminare, quindi non è neanche il gioco finito. E boh, la vendevano a due soldi. Posso dire che ho delle vibes come per il raccoglitore di King Kong? Cioè, quindi capito, non solo è un gioco di cui probabilmente non me ne frega niente, adesso non ho neanche una PSP che me lo legge, però recupereremo presto, se me ne vuoi regalare una. Ma in più non, cioè, è una cosa che non è mai stata commercializzata, per questo vale la pena. Poi abbiamo due cartucce loose, leggi pure. Metroid e sì. Ice Climber. Ah, Roseolindo, me Rose... lo ricordo, sì sì sì. Proprio loro due. Questa qua è la linea dei NES Classics, che sono state le prime riedizioni che Nintendo abbia mai fatto. Su Game Boy Advance pubblicava queste cartucce che in realtà erano le ROM originali dei giochi per NES. Il primo Nintendo Entertainment System, quello che hai giocato pure te. Io. Vabbè, sì sì ma sì. Ma quando sì. Mai? C'hai dei ricordi confusi, ma lo hai. Ah, Dr. Mario. Sì, esatto, proprio lui. Grazie Alfonso che poi ha buttato tutto. In realtà questi qua sono una collana abbastanza ricercata. Di diamanti? No, di riedizioni. Questo vale un pochino, questo vale un pochino di meno. Credo che anche però... perché adesso hanno riaperto il caso. Sì, esatto. Penso però che li utilizzerò come moneta di scambio per trovare qualcos'altro, anche perché vorrei
le copie boxate, capito? Dell'use. Beh, sì. Dell'use non me ne faccio molto, ma soprattutto vorrei la collector's box della versione giapponese di questa serie, che comunque se la trovi sta tra i 3.000 e i 5.000 euro, quindi... E tu come pensi di trovarla? Allora, la compreremo insieme, sarà un investimento, certo, per il futuro, capito? Guarda, però... il plafond della mia carta non arriva a 3.000 euro. Però insomma, questo è un primo passo per avere quella cosa che non c'entra assolutamente nulla, però insomma, ok? Poi abbiamo per... questa che console è? Questa cartuccia, la riconosci subito? Nintendo, Game Boy. No? Ritenta? Questa è una cartuccia che si inserisce in un device. Sega Mega Drive. Sega, sì? Ci sei quasi? Io. Game Gear. È Klax, un gioco che non ho mai giocato, ma la cosa divertente, ho pagato tipo 2 euro, fai conto, perché ho detto, una cartuccia per Game Gear, che fai, la lasci là? E... non sì, vedo sì, secondo me ti metterei a ridere. Questa qua è l'Analog Pocket, che grazie a questo adattatore riesce a far girare i giochi Game Gear. Guarda, ho fatto play cartridge e non parte, sì, beh, quindi non funziona. Beh, quindi Klax, Klax, ci attacchiamo al Klax. Esatto. Questo era Pingu. Americani hanno bevuto sale. Però l'adattatore per Game Gear ce lo teniamo caldo, perché dopo arriverà una cosetta. Poi abbiamo... Devi capire cosa sono queste due cose. Sono delle soundtrack. No. Cos'è? Galline in fuga? Come no? No. Fai vedere bene cosa c'è dietro, perché così puoi indovinare anche il pubblico. Ma è un cane. Ma... guarda, fai inquadra. Cos'è? Che ne so, è un abominio. Ma perché qua c'è... di chi è questo? È un cane? No, è un dito che si muove velocemente. Poi questa la faremo vedere in post. Leggi pure quello che c'è scritto. Buone notizie per la levetta destra. Gioco esclusivo DualShock. Anche se catturi una scimmia, diventa il doppio shock più potente. Con le levette destre, sinistra e destra. Se riesci a padroneggiare le levette sinistra e destra, è fantastico. Basta stringerlo e lasciarlo muovere come lo vedi. Ne rimarrai affascinato come una scimmia. Che senso? Allora, questo qua è un gioco che si chiama Ape Escape. Ape Escape! Ah. E questa è una demo di Ape Escape, che veniva venduta soltanto in Giappone. Penso non sia mai stata aperta. E questo invece è un volume di demo, che però non so che giochi ci sono dentro. Demo Morselli. Musica. No. Vediamo al volo. Maria, la ragione per cui sei nata. Il misterioso dungeon di Chocobobo. Chocobo. Racconti del destino. Io? Tomba. Alberto? Vai in treno. Densha de Go. Ferrovia elettrica Momotaro 7. Rockman Dash. Crash Bandicoot. Questa sono 8 demo e questi sono i giochi. Una collection. Quando le demo erano lo strumento più potente per pubblicizzare i giochi su una console. Ovviamente demo giapponesi, e questo è assurdo, c'è pure un flyer dentro che ti spiega i controlli, il gioco, eccetera eccetera. Veramente, ma qual è la parte in cui si ride? Quando quella la devi mettere te. Io do la parte informativa, la parte educativa. Il resto perché è edutainment, giusto? Sì. È tutta farina nel tuo sacco. Poi questa qua, non mi ricordo se l'ho fatta vedere, però questo qua è WarioWare. Ti ricordi? Mi ricordo solo che mi mette un'ansia assurda questo. Un'ansia assurda, ma ti ricordi perché l'avevo preso? Però c'è una cosa molto particolare. Questa però forse già l'ho fatta vedere al mio pubblico in un qualche video unboxing. Questo è il primo gioco della serie WarioWare, ma uscito per Game Boy Advance. No, perché è PAL. C'è scritto minici. Lo so, però è PAL multilingue dietro, vedi, sono tutte quante le lingue. La particolarità è che... ah, è vuoto. È vuoto, manca il gioco, perfetto. Ma questo l'abbiamo già fatto vedere a tutto quanto il mondo. Prima di continuare con il video, vi devo assolutamente parlare dello sponsor di oggi, Otoji Retro Games. Se siete appassionati di retro gaming, dovete assolutamente farvi un giro su Otoji Retro Games, un sito con un catalogo in continuo aggiornamento dove troverete di tutto, dai titoli più comuni a prezzi stracompetitivi fino ai pezzi più ricercati in condizioni eccellenti, roba per palati fini insomma. Che siate collezionisti Nintendo, appassionati Sony, nostalgici Sega o ossessionati da Xbox, ce n'è veramente per tutti i gusti e vi consiglio di guardarvi ogni settimana le novità che vengono caricate su Otoji Retro Games e anche le anticipazioni che arrivano sui social, lì troverete delle vere chicche. Ma se avete perso la passione o semplicemente dovete liberare spazio dentro casa, Otoji Retro Games offre anche un servizio di ritiro dell'usato. Trovate tutte le informazioni sul sito. Che dire, ancora grazie a Otoji Retro Games e andiamo avanti. Proseguirei
con, rimaniamo io con TSO, poi fai te. Allora, qui sganciamo una piccola prima bomba, ok? Perché a proposito di WarioWare, abbiamo un po' il corrispettivo per 3DS, che è l'Ultimate NES Remix. Questo è un gioco che inizia a essere, non ti dico raro, ma abbastanza ricercato, una figata assurda, dove praticamente i grandi classici del NES venivano riadattati in dei microgiochi che ti davano delle condizioni particolari. Cioè, il principio è lo stesso di WarioWare, però vengono utilizzati soltanto gli asset dei giochi originali dell'era NES. Mi dirai, perché Ultimate? Perché in realtà questi giochi... Posso, io non te l'ho chiesto. No, io l'ho sentito. Poi dopo metto la moviola. In realtà uscirono prima su Wii U, ok? Ma la Wii U ormai è... Ma anche, è finita. Anche il 3DS. Dall'altra stanza si sente, oh, ma finita ci sarai te. Vedi, i migliori beat dell'era NES, perché sono tutti i mozzichetti di gioco, capito? Ah. Quindi beat, però è il doppio ha, senso. Ha. Ora su 3DS. La cosa particolare è che questa qua in realtà è la versione definitiva di questo gioco, perché racchiude i due volumi che sono usciti su Wii U. Però, il che lo rende ancora più importante, mentre in America i due volumi sono usciti fisicamente, in Europa sono stati distribuiti soltanto digitalmente, quindi in Europa l'unica versione fisica di NES Remix è questa Ultimate, che è uscita su 3DS. Ti sei persa più o meno mezz'ora fa, giusto? Sì, ma vabbè, comunque. Apri, vediamo che c'è dentro, non dovrebbe esserci niente. Che ci sarà dentro? Una sega. Che ci sarà? E guarda un po'. Ah no, una cosa fighissima. C'è lo scontrino di quello che l'ha comprato. Quando l'ha comprato, vediamo. No, cioè, vabbè, no, ma che cazzo mi stai a dire? Te sei proprio. Te sei matto, te sei un po' matto, vero? No, vabbè, cioè. Se leggi manco un cazzo, cioè. Top. No, leggi quando è stato comprato? A Napoli. Quando a Napoli? Il 10 novembre 2012. Guarda, io leggo 14/9/2016. Poi non so che hai visto te. Qua c'è scritto 10/11/12. Ma quello è il civico. Ah, è civico. Ma c'è grande la galleria Vanvitelli. Addirittura tre numeri. Il 14 settembre 2016. Ok, prezzo? 12, quello allora. Beh, abbiamo proprio è un tutto sbiadito, 33 euro. Sì. 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 E diciamo io l'ho pagato uguale rispetto a quello. Allora sei un coglione. No, vabbè, è salito parecchio di valutazione. Però sì, ti farà piacere sapere che ci sono i punti VIP ancora da grattare. Wow. Cos'è importante da controllare quando si prendono dei punti VIP su 3DS? Che non siano stati grattati. A parte quello, la cosa importante da controllare, li giri e leggi che nome c'è scritto dietro. In questo caso sono effettivamente i suoi, perché sono quelli dell'Ultimate NES Remix. Questa è una cosa che ho imparato a mie spese. Togli pure, grazie. Altra chicca portatile. E qui secondo me un po' ti emozioni. Chi è? Tasmania. Allora, gioco mai giocato. Simpaticissimo, mitico Tas. Quando balli così, balla tutto anche qui. Che sballo, a bocca aperta ti fiondi qua e là. Impareggiabile, fantastico Tas. Tasmania. Tasmania. Potremmo andare. Bellissimo avanti. Tasmania, lo guardavo la domenica mattina. Io penso che il pubblico sia veramente interessato. Però in realtà c'è scritto Tasmania, però io vedo anche Marvin the Martian. Ah, è vero, sì. E dietro il cane di cui non ho assolutamente memoria. Mai giocato questo gioco, lo sai? E mi fa ridere che arriva. Ma hai giocato a Bugs Bunny Lost in Time. Però c'era pure un altro Bugs, c'era e Daffy Taz Duck. No, c'era Taz. Chi? Poi c'era pure Operazione Papero con Paperino. No, Bugs Bunny Bugs e Taz Lost in Time. Sì, era difficile quello. Non so se era Lost in Time. Sì, era Lost in Time. Non era il primo Bugs Bunny e basta. C'era pure, no, perché se volevi giocare in due c'era pure quello. Tasmania però era il secondo gioco che Lost in Time. Era Lost in Time, ok, non mi ricordo. Credo, non lo so, poi l'esperto sei te. Ma gli esperti stanno Signora Longari, mi cade sull'uccello. Gli esperti stanno nei commenti insieme ai bot con le zinne di fuori. Con i culi. Unboxa. No. Abbiamo finito il tempo adesso, non siamo neanche a metà. Come neanche a metà? Ma io c'ho da fare. Ho capito, cazzeggi. Tutto mostra. Giallo. Mostra. Bellissimo. Non vado oltre. Là possiamo notare il libretto di istruzioni completo di tutto. C'è la pagina sfigata. È un po' ammaccato.
Però se pensi l'ho pagato 100 euro ci sta, insomma. Non è vero. Mentre sfogli, vediamo se questo parte più che altro, perché... Fai vedere che la tinta non è penetrata nel cervello. Se mi dite questa citazione, vincete una baguette con la Nutella. Parte, questo parte. Voglio volume, voglio vedere quando la posso arrivare ora. Lo voglio ora e non importa senza vita, ci vorrà tutta una vita. Di chi era questa canzone? Secondo me sono gli articoli 31. Sì. Vabbè, io così non riesco a giocare. Sto vomitando, però funziona. Mamma mia, che canzone distorta. Grissimbom, grissimbom. Prova a uscire dalla gabbia mentre io prendo altre robe. C'è riuscita. Ma c'è lui. Pom pom, pom pom. Comunque per Game Gear c'era pure un gioco proprio di Tasmania e basta. Ok. Questa è la grandezza dei platform a 8 bit. Che non si riesce a giocare. Difficilissimi. Togli pure. Ora abbiamo una vera chicca portatile pazzesca. Ma tutta quella roba. No, facciamo due video. No, magari. No, veloce, veloce, veloce. Ora velocizzo tantissimo, giuro. Questa è importantissima da far vedere. Metal Gear Acid dalla seconda. Sì. Ma che c'è scritto? Il visore tridimensionale. Questo è uno spin-off di... Michele, ti giuro, se sono gli occhialetti in 3D che davano al cinema mi faccio esplodere. Prepara prepara il tritolo. Questo è uno spin-off di Metal Gear, dove il... Metal Gear Solid. Vai, apri pure. Acid. È di nuovo l'UMD, UMD, infatti è per prima. PSP. Quello era PS2. No, questo no, è il visore? Questo è il visore, sì. Però io non lo aprirei. Non lo vuoi aprire? Ma cos'è sta roba? Anche se potrebbe essere una thumbnail perfetta. Praticamente, questo gioco fuori di testa si sono inventati che potevi giocarci con gli occhialini 3D. Ma non sono 3D. Sì, c'hai le lenti colorate. E si costruiva sta cosa di cartone e ti mettevi in testa, bruttissima. Chiamiamo l'assistenza clienti, vediamo se sono numeri a pagamento che non funzionano più, purtroppo. E tanta roba. L'Italia. Lo sai che in realtà è un gioco di carte? Veloce. Cioè, scusami, in Italia, se volevi chiamare l'assistenza clienti, 11,88 centesimi di euro più IVA al minuto. Consiglio di tantissimo di provare la saga di Acid. Come si dice? Acid. E in particolare questo secondo episodio, che è molto molto figo. E c'ha un'estetica in cel shading pazzesca. Primo capitolo. Sono dei ninja con i fucili. Sì, abbiamo innanzitutto tre giochi a tema Dragon Ball. Wow. Io che allora... Dragon Ball ho visto una puntata e mezzo. Ho visto la... Non so di che puntata si tratta. Però era una puntata in cui Goku stava cercando... No, c'era uno che stava cercando di scalare una montagna tutta la durata della puntata. Arriva Goku in 3 secondi alla fine della puntata, che arriva subito in cima. E lì ho detto, che cazzo. Non è per niente verosimile. Non il fatto che lui avesse strano una perché, coda. Perché Dragon Ball è proprio... Cioè, è un manga anime che racconta il Giappone, quello vero. Ho rosicato, non l'ho mai visto. Va bene. Ho un progetto in mente di fare un video sui migliori giochi di Dragon Ball, però meno conosciuti. E ho recuperato 3 cosette di cui... non necessariamente non avevo sentito parlare. Questa è la stessa persona? No, sono tutti diversi. Non fare commenti su character design, non ora, di Akira Toriyama. E questo è un picchiaduro. Questo è Goku Densetsu, che come ben sai Densetsu significa leggenda. È in realtà un gioco di carte. Non so, mi sono fissato. Ma che giochi... senso un gioco di carte? Guarda. Tipo solitario? No, assolutamente. E poi questo qua invece, che è il più interessante, che in pochi conoscono, è un gioco per Wii che ripercorre... Ma perché c'è Frankenstein? È uno dei personaggi del Red Ribbon ed è... Frankenstein. Simil Frankenstein. Poi neanche mi ricordo, dovrebbe essere Red Ribbon. Comunque sono le prime saghe di Dragon Ball, prima di Dragon Ball Z. E questo qua è un action adventure a scorrimento bidimensionale che ripercorre la storia di Dragon Ball prima di Z. E da la quanto... Formica. Z la formica, esatto. E da quanto so non è neanche male, soprattutto la cosa che... Puoi evitare di giocarlo con il Wiimote e i Nunchuck e fare tutti i movimenti. Io direi che possiamo evitare di giocarlo. Ma quello assolutamente. E lo puoi giocare con un controller tradizionale. Abbiamo due cose un po' particolari. Questo qua l'avevo recuperato in un lotto. Purtroppo è rovinatissimo. Ci sono i Power Rangers con l'uscita d'acqua. Ma lo conoscevi? No. Come facevi a saperlo? Ovviamente non sono i Power Rangers, è Wave Race 64. Vabbè, pure io so leggere. Mi sembravi un po' confusa.
E questo è il gioco, te lo spiego perfettamente. Abbastanza basic. Per l'epoca però era impressionante, perché non era proprio un titolo di lancio. No, vabbè, ma ti ricordi il gioco delle Pringles in cui stavi sullo snowboard? No, non me lo ricordo, però per te lo recupero. È venuto in mente guardando questo. Sicuramente. In realtà l'ho preso perché l'ho trovato all'interno di un lotto. Purtroppo sto sgarro davanti mi dà un fastidio incredibile. Sono affezionatissimo al titolo per GameCube, che era il seguito, che di sottotitolo faceva Blue Storm. Questo invece è il primo capitolo, uscito all'inizio del ciclo d'Italia Nintendo 64, se non sbaglio, ed era impressionante per l'epoca come era stata renderizzata l'acqua. Tanta roba, versione italiana, perché lo riconosci dal fatto che c'è il bollino Jig sopra, ma comunque ci sono anche le scritte Jig in spagnolo e italiano. È completo tutto, non l'apriamo perché non vale la pena, però ancora meglio, e qui avrò di nuovo bisogno dell'aiuto del cellulare, su questo ci farò uno shorts. È un gioco di snowboard bello d'amarro, dove però nell'edizione per GameCube uscita per tutte quante le console ci stavano pure Mario, Luigi e Peach che facevano i trick sullo snowboard e sugli sci. Era Tony Hawk per Pringles, quello dello snowboard, mi sa. Cross, no, ma che è Tony Hawk? Tony Hawk è lo skateboard. Sì, invece quello là era... Eh no, c'eri tu che dovevi fare praticamente la gara di snowboard, era che tu ti dovevi lanciare da una montagna innevata e dovevi atterrare. Ed era delle Pringles? Sì. Ok, ci informeremo. Devi sapere che nella versione europea la presenza di Mario, Peach e Luigi è molto più basic, ok? C'è solo scritto featuring, e invece qua diventa SSX on tour with Mario. Diventa proprio, speravano di riuscire a venderlo in Giappone, cosa che probabilmente non sono riusciti a fare. Ma la cosa figa sono le scritte sul retro, queste qua. Inquadriamo al volo col cellulare. Sì, pazzo, Kiraz è ragionevole. La sensazione di correre, fluttuare ed euforia, tutto non convenzionale. Anche la barba di Mario si congela tra le vaste montagne innevate? Questa è una poesia di Carmen Russo. Anche la barba di Mario si congela tra le vaste montagne innevate? Scivola lungo il percorso con un travolgente senso di velocità. Oltre allo snowboard puoi anche sciare. Sfida te stesso con... te stesso in trucchi da mostri sovrumani. Annunciamo la classifica secondo la colonna nera del giro. Tanto faccio vedere l'interno. Mario, Luigi e Peach compaiono sulle piste. Eseguono acrobazie con azioni comiche. Ma in che senso? Che ne so. Però fa molto ridere. Completo di tutto, eh? Pazzesco. Quello puoi togliere. Ora, due titoli. Uno molto puccioso, uno molto pauroso per Wii. Questo Zack and Wiki, so già che commenterai con oddio quant'è carino! E non è polpetta. Quant'è. Lui sembra quello di Dodgeball. Dan il re. Ma che carino questo col Dan. Ah no, sta nutendo. Questo è uno dei pochi giochi non fatti da Nintendo che sfruttava in modo molto intelligente le possibilità espressive dettate dal Wiimote. In realtà già ma ce l'avevo. Questo potrebbe piacermi di gioco. Sì, 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 è molto, carino. E poi, insomma, è pure semplice. Ed è un puzzle game, però richiede molta game. Logica. Richiede molta logica. Che significa puzzle game? È tipo investigativo. No, investigativo. Ci sono dei... c'hai dei livelli e tu devi capire come risolvere questi incastri. Non è investigativo, ti ho tratto in inganno. Però no, ci tenevo a dirti che questo qua già ce l'avevo, ma l'ho comprato perché questa copia aveva il manuale, però era tenuta peggio di quella che avevo io, quindi ho fatto lo switch del manuale e quindi ora qui non c'è più il manuale. Tra l'altro ho pure... Sì, se ci riesco sì. L'ho pure messa al contrario, tra l'altro, sì. Ho rimesso la copertina al contrario. E poi abbiamo il gioco più pauroso del mondo. No, che schifo, lo sai che mi fanno schifo i serpenti. Vabbè, questo qua non guardare. Cioè, ora sanno pure il tuo punto debole, sapete come. Io ricordo perfettamente di averti raccontato che alle medie avevo il libro di scienze in cui c'era su una pagina la foto di un serpente con le fauci aperte che stava ingurgitando un uovo e io non potevo aprire quella pagina perché avevo paura e tu mi sbatti davanti questa roba. Va bene, scusa, ti chiedo scusa. A me per esempio terrorizzano molto. Io me ne vado. A me terrorizzano molto di più i ragni. Ed è una cosa molto particolare perché per essere un titolo Wii in realtà è proprio greve e ci sono questi due protagonisti che sono il serpente e la tarantola e li utilizzi in momenti diversi. La cosa fighissima è che non è che questi qua parlavano, non è che avevano fatto una cosa irrealistica tipo c'è il serpente così. Semplicemente li accompagni nella vita del regno animale, quindi menacco lo scorpione, ci stanno le formiche, le cavallette, eccetera, eccetera. Però, mentre attraversi i livelli, sullo sfondo ci sta una rapina. Ok, più o meno,
Cioè tu devi ricostruire i dialoghi che senti da fuori, perché c'è tutta una storia di tradimento tra delle persone che hanno fatto un colpo, ok? E quindi tu mentre ti muovi da ragno o da serpente, c'è tutta questa narrativa nel sottofondo. Ma che tu però sei ricostruisci. Un ragno? No, sei quello che accompagna. Sei l'incantatore del serpente. Tu sei il serpente. E scusami, ma come fai a capire il linguaggio umano se sei un serpente? Non lo capisci, lo senti. Allora fai... Ma non è che lui parla e interagisce, è questa la figata. Tu vedi nello sfondo una cosa che accade, che al serpente non frega assolutamente niente, esatto. Capito? Però tu intanto ricostruisci i pezzi di una storia che si sta sviluppando. E poi tu devi risolvere il caso? No. E allora che senso ha? Si incastra molto bene come cosa, dovresti giocarlo, ma ci sono i serpenti, quindi non lo scoprirai mai. Italiano non è raro, però è un bel pezzo. Toglilo. Sono molto fiero di questo acquisto. Ci avviamo alla conclusione con un... in realtà non sono stati comprati tutti quanti insieme, ma come ormai saprai mi sono abbastanza appassionato alla Wii U, quindi sto recuperando quanti più titoli possibili. Questo qua era all'interno di un lotto. Costava tipo 5 euro, fai conto? Niente. Qui abbiamo un titolo abbastanza raro, forse uno dei più rari tra quelli standard di Wii U, che è Game & Wario, che è tipo WarioWare, però in realtà aveva pochissimi minigiochi, solo 16, e servivano per sfruttare al meglio, almeno nelle intenzioni del... nelle intenzioni degli sviluppatori, il paddone del Wii U. Spoiler, ci sono riusciti fino a un certo punto. Questo ce lo teniamo per dopo perché è una bomba. Questo qua è Devil's Third, uno dei giochi più brutti in assoluto degli ultimi 15 anni. Lo si capisce già dal character design. Titolo che inizia a essere un pochino raro, ma neanche troppo. La cosa particolare è che era così a basso budget che nonostante questa sia una copia italiana, hanno lasciato le scritte in inglese. Ed è un triangolo blu, quindi distribuito in Italia con bollino SIAE. Ma chi segue gli shorts già lo sa, che però c'è scritto in inglese. E poi abbiamo l'accoppiata Just Dance 2017. Ma hai controllato che ci sia la canzone di Rasputin? Non ho controllato, non penso ci sia, mi dispiace. E in realtà questo mini lotto l'ho preso perché questo Fit Music for Wii U, a parte che penso sia uno dei titoli più obbrobriosi di sempre, io tra l'altro pensavo fosse un titolo ufficiale Nintendo. C'è presente Wii Fit? Quello sulla bilancia, sulla balance board. Più o meno sembra questo qua, sembra l'istruttore di Wii Fit, l'istruttrice di Wii Fit, anche perché è vestita uguale. In realtà non c'entra assolutamente una minchia ed è comunque uno di quei giochi pensati per farti mettere in forma, ma dicono sia disastroso. Ogni... Che senso? Che in realtà ingrassi? Ingrassi, sì. Ogni versione regionale c'ha il suo coach di riferimento, noi ci abbiamo Patrizia Salvato. Ah, ma quindi è una persona vera? Eh sì. Ogni regione c'ha il suo coach di riferimento che mette in mostra alcune... Regione italiana? Sì, nel senso come paese di riferimento dove è stato distribuito questo titolo. Che tra l'altro io non so se effettivamente sia raro o meno. Però nel dubbio. No, perché sparano dei prezzi completamente a caso. C'è chi lo vende a 100, chi a 200, chi a 300. Io l'ho pagato, la coppia l'ho pagata una trentina di euro. Sospetto che sia stata venduta a poco, perché il tizio che me l'ha venduto era portoghese e probabilmente di una copia italiana, a parte che è un gioco scandaloso, non gliene fregava niente. Però per questo motivo ci abbiamo Just Dance 2017, ce l'abbiamo in spagnolo. E in spagnolo. Riusciremo a ballare lo stesso? Solo baila. Lo scopriremo insieme su Twitch e siamo arrivati alla fine praticamente. Abbiamo innanzitutto questo qua, ci tenevo a farlo vedere perché è il Game Boy del video dove l'ho restaurato. E secondo me non si è capito quanto è figa sta scatola, che è veramente spettacolare. E devi essere obiettiva, ok? Mi devi dire che ne pensi di questo packaging. Mi ricorda le scatole delle Barbie. Ma è un complimento o meno? Beh, non ho fatto il meno. E poi guarda che figata. Tu apri e si toglie il Game Boy. Beh, me l'aspettavo come cosa. Ma vogliamo dare ancora più coordinate. Oddio, ma io lo puoi pure rimettere dentro. Tra l'altro, il tizio mi ha fatto anche un regalo e ci ha aggiunto una cartuccia, che è il primo Super Mario Land, che ora ho in tripla versione. Questa è giapponese. Però ti faccio vedere proprio una chicca. Vabbè, il Game Boy già l'abbiamo visto, l'ho riparato alla perfezione. Segnati bene questo numero, 25, che finisce con 2566. Questi sono i vari manualetti all'interno
della confezione, qui abbiamo lo stesso seriale. Cosa significa? Che in gergo il box è matching serial. Non è che è autentico, è che questo qua veniva venduto proprio all'interno di questo box. Quindi e non è la cafonata che vuoi fare quell'altro, esatto, c'è il libretto di la scam totale. E è importante il matching serial? Per alcuni sì, per altri no. Se c'è, ci fa piacere. Comunque, cioè, fa proprio la sua porca figura, eh? Voglio darti un aiuto per il fatto che oggi dovrai guidare. Qui abbiamo una bellissima versione Mario Kart, questo lo so, super comune. È il volante per la Wii. Sì. Prego, fammi vedere come guidi. Dipende. Accendiamo le luci. La cintura l'abbiamo già allacciata. Mettiamo in retromarcia, si accende la telecamera per la retromarcia. Hai fatto i soldi, E poi si va, si esce. In questo caso ti senti più Mario o più Luigi? Guarda lo sguardo di Mario, guarda lo sguardo di Luigi. Beh, un po' tutte e due. Pallida. Comunque, dato che siamo... Sai che secondo me l'hanno ricomposta, perché questa scatola in realtà è multilingua. Il fatto che ci sia la versione pallida dentro, secondo me non è... Chiedo consiglio ai più esperti. Il fatto che ci sia solo l'italiano è strano, però in caso me la prendo volentieri, perché... La versione pallida mi sa che non ce l'avevo tra i giochi Wii, eresia. Vabbè, fidatevi, il triangolo blu si vede e si capisce. Chiudiamo in grande stile con un volto che so che ti renderà molto felice. Un volto? Un volto, sì. Padre Pio? Un volto ormai amico del canale. No. Prego. Madonna. Cioè, penso che peggio di Donkey Kong c'è su Totorino. Madonna santa, ma perché? Guarda che bei render, che non sono gli stessi che c'è lassù, ma c'hai altri render ancora. Che te ne pare? Apri. GB cos'è? Gibilterra? È Game Boy. È il Donkey Kong per Game Boy che veniva... Ma non c'era già una roba gialla qua? Ed è qua che ti volevo, cara mia. Perché già ce l'avevo in versione italiana, ma l'ho preso anche in versione giapponese. Ma perché? Che te ne fai? È bellissimo, è bellissimo. Tra l'altro ora possiamo un attimo fermarci a guardare le differenze, e voglio che mi dai un... è lo stesso gioco, però ci sono delle differenze sostanziali. Quali sono? Che il focus qua è su loro due, invece qui sono... si confondono un po' di più. Ok, va bene. Il titolo... Questo è interessante. E poi questo è Super Donkey Kong, questo è solo Donkey Kong. Vabbè, perché quello là in Giappone è chiamato Super Donkey Kong Game Boy. In Occidente invece abbiamo dato vita alla serie Land, per richiamare poi Super Mario Land. Quale preferisci i due packaging? Qui non c'è il rinoceronte. Brava, esatto. Guarda, sempre le mani a Wustel. Sì. Quale preferisco? Ma nessuno di due. Niente, ho fatto bene tutto, sono molto felice. Qual è la cosa che ti è piaciuta di più? La fine di questo video, finalmente la mia libertà. Quindi, considerazioni finali? Ma che ho fatto di male nella vita? Beh, sei soddisfatta, direi, no? Qual è la prima cosa che giocherai? La cosa che ti verrebbe voglia di giocare tra tutte queste che hai visto? No, boh, quella con il mister della mappa. Zack and Wiki? Sì, al Grand Hotel. Ma tipo, non lo so, un Bomb Rush Cyberpunk, uno dei due Ori? No, un po' troppo complicato. Un Taz? Riuscire a risolvere quel primo salto proprio. No, già mi ha messo un'ansia assurda. Poi no, per carità, soffrire. Tipo, non ti rimarrà sempre il dubbio di non poter giocare a Klax? No. Quindi un messaggio di un augurio di buona Pasqua ai nostri telespettatori. Ma quale Pasqua? Noi abbiamo già passato il 21 marzo senza dire, come Pamela Prati, buona primavera. Quindi buona primavera, ragazzi. È una cosa un po' panteista questa, un po'... Sì, io sono come Giordano Bruno. Ma io abbasserei ancora, mi allontanerei ancora. Io sono come Giordano Bruno. Finirai a rogo? Sì. Ok, saluta pure, grazie mille per essere arrivati fino a fine video. Non mi resta che augurarvi buona Pasqua da Poro and Cacioppo and Polpetta. Noi ci vediamo presto con un altro video che arriverà quando arriverà. Voi, nel frattempo, mi raccomando, pasquate duro, riposatevi facendo i bravi e dormendo sonni tranquilli, ma soprattutto se qualcuno ha un super pasqualone che io non ho mai avuto da bambina, ma ho sempre bramato, desiderato con tutto il mio cuore, inviatelo, grazie. Io sono il Poro Shigeru, Michele Cacioppo. Ciao.
Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Patreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione di video qua sul canale e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa... Guarda là! È difficile perché io guardo lì. Ma qui. Questo è perché sei una narcisista. Questo è perché io sono un professionista.